Amici telespettatori, una puntata davvero straordinaria di Polifemo Eventi. Beh, ve lo avevamo promesso da circa un anno, forse anche di più, che avremmo realizzato uno scambio culturale attraverso i presepi di Statte e quelli di Napoli. Beh, Napoli è la patria, è la terra dei presepi, è la capitale dei presepi e questa trasmissione vuole essere un omaggio a queste due meravigliose realtà, Statte e Napoli, che sanno così rispettare e omaggiare appunto con sacra devozione i presepi. Ci troviamo qui a Napoli per la 34esima mostra di arte presepiale e siamo presso il complesso monumentale San Severo al Pendino in via Duomo 286 a Napoli. Dicevo, questa 34esima mostra di arte presepiale, una iniziativa voluta dall'Associazione Italiana Amici del Presepe sede di Napoli con l'amministrazione comunale di Napoli. Ho qui al mio fianco quelli che sono, diciamo, i protagonisti per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, dell'associazionismo e per quanto riguarda l'aspetto amministrativo. E allora, ovviamente, come dire, gli onori di casa all'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli, Eleonora De Maio. E allora qui sono esposti nella terra, nella capitale dei presepi, tre rappresentazioni presepiali di Statte. Parliamo di questa iniziativa, della vicinanza dell'amministrazione comunale di Napoli. Sì, l'amministrazione comunale di Napoli dà tutto il supporto a questa iniziativa ed è contentissima di stare qui a questa 34esima edizione di questo evento così significativo che oggi si inaugura e parla la lingua dei sud che comunicano tra loro. Napoli e Statte, il presepe napoletano e le meravigliose rappresentazioni di Statte ci parlano di un sud che da sempre, probabilmente da tanti secoli, è in collegamento, in connessione. Ed è tra l'altro quella di oggi un'iniziativa particolarmente importante per altri due motivi. Questa rassegna innanzitutto guarda i ragazzi della nostra città ed è una rassegna che in qualche modo prova a coinvolgerli e a sperimentare anche la loro capacità di portare avanti questa tradizione così importante per i napoletani e le napoletane. E poi soprattutto, questo lo dico da giovane assessore alla cultura e al turismo della città, credo che sia uno dei modi per i turisti che arrivano a Napoli per comprendere meglio la nostra città. Nei volti dei pastori e delle pastore sui presepi c'è una Napoli che probabilmente loro non vedranno, ma che resta la sua identità più profonda. E da un assessore all'altro, dall'assessore alla cultura del Comune di Napoli all'assessore alla cultura del Comune di Statte, Deborah Artuso. Beh, certamente il presepe unisce due realtà meravigliose del sud, Statte e Napoli. Noto nell'assessore una certa emozione. Beh sì, un'emozione profondissima, perché essere qui a Napoli, che è la capitale della cultura in generale e poi di quella legata alla tradizione artistica del presepe per Statte, che è un piccolo comune della provincia di Taranto, è veramente un'esperienza inimmaginabile, e adesso che diventa realtà davvero non posso che ringraziare l'amministrazione comunale di Napoli e chi si è, diciamo, dedicato a questa accoglienza, perché per noi è un passo davvero che ricorderemo per tanto tempo. Siamo in una città che è la culla della cultura, lo dicevo prima, e passeggiare per Napoli ti dà proprio quel senso di bello, e quel senso di accoglienza, di familiarità, di casa. Sì, arrivando qui in via Duomo ragionavamo proprio su questo. Napoli è una città magica, è un mistero di miseria, nobiltà, è un miracolo, e il presepe, diciamo, raccoglie quei valori a cui ci vogliamo ispirare, che è anche questo di questo gemellaggio culturale, cioè capire che la diversità è ricchezza, e quindi un modo bellissimo per onorare questo messaggio e stare insieme in questa occasione. Circa un anno fa, forse un po' più di un anno fa,
accarezzammo questa idea, cullammo questo sogno e siamo stati, voi come amministrazione comunale di Taranto, loro come di Statte, loro come amministrazione comunale di Napoli, la mia azienda Luigi Abbate Production and Communication come impresa di comunicazione volta a mettere in rilievo le risorse del nostro sud, ce l'abbiamo fatta. E ce l'abbiamo fatta perché abbiamo Vivere Betlemme, che è un'associazione che si occupa di realizzare dei presepi artistici attraverso la tecnica del diorama, che sicuramente è un modo particolare, originale per poter interpretare questa antica arte, e quindi il merito io lo giro tutto a questa associazione che offre il meglio di sé in maniera assolutamente passionale e forte, insomma, quindi è stato il nostro tramite per poter essere accolti in questa realtà così importante. Ecco, proseguendo il nostro ordine, il nostro ping pong Napoli-Statte, siamo con Giuseppe Pezzone, che è il presidente dell'Associazione Italiana Amici del Presepe, sede di Napoli. Siamo alla 34esima edizione e, come il buon vino, più passano gli anni e più migliora, con uno spirito diverso di anno in anno, con una intensità del sentimento religioso sempre più forte e sempre più coinvolgente. Sì, ormai siamo alla 34esima edizione di questa mostra e facciamo parte noi della sede di Napoli di un'organizzazione un po' più grande come l'AIAP Nazionale di Napoli, che a sua volta fa capo alla Federalis Presepistica più larga, che prende diversi paesi europei e anche, diciamo, fuori dai confini europei. Ovviamente io sono il presidente, ne sono orgoglioso di essere il presidente della sede di Napoli, che è, diciamo, una sede prestigiosa all'interno dell'AIAP nazionale. Queste sono le nostre opere esposte, che sono per la prima volta esposte, perché sono uniche, diciamo, sono pezzi unici che sono, non sono mai state esposte, sono il lavoro che i nostri soci fanno nell'arco dell'anno, e quindi io sono orgoglioso di rappresentarli. La cultura del presepe napoletano, soprattutto, diciamo, l'aspetto sì religioso ma anche quello laico, antropologico, è una cosa un po' da diffondere, perché lo specchio è l'anima della Napoli stessa. Tant'è vero che noi diciamo il presepe è Napoli e Napoli è il presepe, che è una famosissima frase detta dal nostro, diciamo, Edoardo anche. Cosa dire? Ecco, questi presepi dicono tutto. Mi piace il fatto di aver... Lei ha visto quelli di le tre rappresentazioni di Statte, cosa ne pensa? Noi siamo anche stati contenti che l'amministrazione comunale, diciamo, ha permesso questo incontro, anche perché si mettono a confronto due tecniche completamente diverse che possono magari dare spunto a qualche altra cosa. Chissà, se si pensa di fare un presepe napoletano di quel tipo là, insomma, a forma di diorama, non lo so, questo sarebbe certamente, diciamo, qualche cosa di innovativo, vediamo, però noi siamo molto tradizionalisti. Ecco, devo dire anche che noi raccogliamo, tra i nostri soci ci stanno molti che sono pensionati, ma ci stanno anche tanti giovanissimi. Che è importante tramandare gli antichi mestieri. Ed è una finalità della nostra associazione. Io sono anche orgoglioso di dire che 34 anni fa questo circuito, diciamo, attorno all'arte presepiale era andato un po' scemando, e è proprio con la nostra associazione, che anche San Gregorio Armeno, che è una strada dove i pastori si fanno da 2700 anni, voglio dire, ecco, è risorta attorno a questa cosa. Noi siamo presenti dappertutto, molte città, abbiamo inaugurato la 20ª mostra
di arte presepiale a Città di Castello, sono 20 anni che la facciamo, presenti a Statte, presenti a Matera, saremo presenti grazie al sostegno del Comune di Napoli e del Comune di Milano con diciamo questo accordo fatto tra i due sindaci nel Palazzo Marino a Milano, dove ci sarà appunto l'inaugurazione, credo il 7 dicembre, non me l'hanno comunicata ancora ufficialmente, ma questa data penso che sia quella, diciamo. Così facciamo conoscere un po' quel presepe. Siamo stati tra l'altro invitati al Louvre per diciamo, fare delle esposizioni, anche dei mercatini, insomma è anche un convegno da realizzare. Presidente, noi vediamo ora la tavola bella e pronta, bella imbandita, ma sicuramente c'è un lavoro, come dire, ciclopico, titanico alle spalle. Forse possiamo dire che appena arriva il 7 di gennaio ci si ferma un attimo e poi si pensa a quello che sarà la stagione 2020-2021. Sì, il giorno 8 già cominciamo. Noi l'associazione ha il proprio dirigente, io sono diciamo il dirigente che rappresento Napoli, ma poi ci sta tutto il consiglio direttivo, c'è la segreteria, c'è il tesoriere, c'è l'assemblea e quindi tutto viene fatto secondo degli atti che devono rispettare diciamo i nostri atti costitutivi, che poi vengono diciamo anche in parte controllati, visti dall'associazione nazionale. E passiamo a Sergio Moscogiuri, è il presidente dell'associazione presepistica Vivere Betlemme. Beh, intanto dobbiamo ringraziare la tenacia del presidente, perché certamente portare questi capolavori da Statte a Napoli, il trasporto, ma l'amore per quello che si fa, ed è bello vedere nella magnifica, luccicante e lucente capitale dei presepi Napoli, vedere uno spicchio di Statte, vedere uno spicchio della vostra arte presepiale magnificamente e magistralmente rappresentata ed esposta. Sì, è veramente, ci sono poche le parole per descrivere l'emozione ed il piacere che abbiamo nell'aver avuto l'opportunità, come un'associazione di giovani presepisti, anzi una giovane associazione di presepisti con 6 anni alle spalle, abbiamo avuto l'opportunità di esporre i nostri presepi nella culla in Napoli, nella culla del presepe italiano quantomeno, napoletano, e vedere i nostri pezzi, le nostre opere al fianco dei mostri sacri del presepe ci riempie di orgoglio, così come ci riempie di orgoglio stare qui a fianco alle autorità che ci hanno dato l'opportunità di venire a Napoli e l'opportunità di esporre a Napoli. Siamo veramente orgogliosi dei progressi che siamo riusciti a fare. Se poi consideriamo che lo scorso anno siamo stati anche a Matera, ad esporre a Matera, capitale europea della cultura, e quest'anno esponiamo anche un pezzo, un diorama grande, di grandi dimensioni a Roma, in Vaticano. Un respiro nazionale dei vostri presepi. Sì, decisamente un respiro nazionale dei nostri presepi. La cosa che più di tutti forse stasera mi ha incuriosito e mi ha aperto la mente. Sente l'emozione, sì, presidente? No, tantissimo, essere qui poi con un'arpa che suona è stupendo. Le parole del presidente Vezzone, che ha detto perché no, magari l'anno prossimo proviamo a fare un diorama, che è la nostra specializzazione, con le tecniche e con i messaggi del presepe napoletano. Le culture e le tecniche diverse che si uniscono all'insegna appunto dell'idea che la diversità è ricchezza. Beh, certamente la diversità è ricchezza e le culture quando si avvicinano c'è un arricchimento per tutti quanti. Beh, abbiamo presentato questa splendida 34esima mostra, questa presentazione. Ora però vogliamo sapere un po' dal presidente Pezzone alcune caratteristiche proprio tecniche di questi capolavori, perché tali sono e per tali vanno definiti.
Questo è un presepe, diciamo, quello più grande che abbiamo fatto, che è del socio Sabino Di Nuzzo. Come vedete è a diverse scene. Il presepe cortese napoletano ne aveva tantissime di scene. Qui ovviamente ci sono quelle più importanti, cioè il diversorium e la scena della natività, la taverna e la scena della natività. La taverna è un luogo, diciamo, ricco di simboli. Il senso della casa, della famiglia proprio anche. No, la taverna è il luogo dove si pecca. Tutte le favole, diciamo, anche favole popolari, ecco, ci ricordano l'oste che talvolta è un orco. Vedete che c'è la cucina, vedete il gioco delle carte, sopra c'è sempre una camera da letto ad alludere qualche cosa e personaggi tipici, la castagnara, poi vediamo la tarantella, Pulcinella che rappresenta l'intera città e dall'altro lato la scena del mistero. E che in questo caso è ambientata in un tempio. Nel Settecento venivano, diciamo, alla luce i resti di Pompei e di Ercolano, e nel rococò, perché era questo lo stile che imperava al momento, ecco, diventava molto scenografica fare, anziché la grotta, fare la natività fatta in un tempio, anche a simboleggiare che le nuove, diciamo, la nuova religione aveva soppiantato quelle vecchie. Una umanità variegata è rappresentata qui. In questo caso vediamo anche la scena degli orientali che visitano, diciamo, questa poi dal punto di vista storico è una cosa, diciamo, realmente accaduto. Carlo III di Borbone aveva rapporti commerciali con l'impero ottomano e in un'occasione ci fu proprio una sfilata lungo via Toledo di tutti questi ottomani vestiti in questo modo, per cui voi vedete la banda degli orientali che precedeva questa grande sfilata, e da quel momento i napoletani l'hanno messo, diciamo, sul presepe, per cui vedete tutti gli strumenti della banda degli orientali a ricordare proprio questo evento, questo diciamo, accordo commerciale che fu siglato a Napoli da Carlo III di Borbone con il Gran Visir ottomano. Pino, riprendiamo i singoli pezzi. Ritorniamo sulle caratteristiche dei presepi di Statte, cercheremo di illustrarli uno per uno. Questi tre che sono qui esposti rientrano nei diorama, e come si comprende dalla etimologia sta a significare guardare attraverso, e quindi questo senso di profondità. E abbiamo una prima opera che è quella di Sergio Marcellini, e Pietro Cecere, vicepresidente dell'associazione Vivere Betlemme, ce la illustra. Okay. Come dicevi tu giustamente, è un diorama, cioè vuol dire guardare attraverso un boccascena, viene così definito. E dà il senso della profondità. Nello specifico questo è un presepe con caratteristiche palestinesi, cioè lo si nota da come sono vestite le statuine presenti nel presepe. La peculiarità di questo diorama è quello dell'effetto nebbia che è sul fondo, non so se si può notare, in controluce, dietro si vedono dei tronchi come se ci fosse una nebbia che li nasconde. Sono dei ruderi, quindi in qualche maniera richiama un po' il paesaggio. Un senso anche proprio dell'inverno, di un inverno duro, pesante, profondo, e ci fa anche, almeno la sensazione che genera in me, questi rami, questo paesaggio quasi lunare, oserei dire,
dà un qualcosa, ci fa riflettere sulla vita, sul dimistico, sui misteri dell'essere. Esatto, qualcosa di mistico appunto come dicevi tu. Si avvicina un attimino al presepe napoletano per le caratteristiche dei ruderi, si possono notare colonne e diroccate, si avvicina. Però è un altro sistema, ripeto, la caratteristica è quella del diorama che il presepe napoletano non ha, diciamo, è tutto, diciamo, tutto un piano. Stiamo illustrando, vi stiamo facendo conoscere tecnicamente i presepi di Statte e ritorniamo pertanto da Sergio Moscogiuri, presidente dell'associazione Vivere Betlemme. Qui abbiamo il manufatto di Cosimo Marzii, illustriamolo. Allora, a Napoli abbiamo portato solo pochi, alcuni dei nostri presepi, dei presepi che realizziamo durante tutto l'anno in genere. Questo manufatto è stato prodotto da Cosimo Marzii, che anch'egli è un socio fondatore di Vivere Betlemme, ed in particolare tanti lo conoscono come il realizzatore dei presepi di grandi dimensioni realizzati all'interno dell'Arci. Ed è quella la sua specializzazione, la sua specialità. In ogni caso, da diversi anni si cimenta anche nella produzione di diorami con ottimi risultati. Devo dire, spazia dai presepi di grandi dimensioni a quelli di piccoli, dai panorami e diorama. In questo caso ha realizzato un presepe popolare con una natività all'interno di una casa, di un pezzo di un atrio praticamente. E volevo dire, ci tengo a sottolineare che anche in questo caso, anche in questo diorama, tutto quello che si vede è tutto frutto dell'ingegno di Mimino, cioè non c'è nulla di acquistato, di completamente finito, ma è tutto realizzato a mano, ad eccezione dei pastori in questo caso, delle statue che si trovano all'interno, che non sono fatte da Mimino, ma anche esse sono state realizzate da un validissimo artigiano tarantino, e in particolare le statue del primo piano sono di Patrizia Gasparro. E completiamo la illustrazione dei presepi di Statte con l'opera di Fabio Modeo, forse come dimensioni la più grande e la più profonda. Sì, Fabio Modeo è la punta di diamante della nostra associazione, è il più giovane di noi ma sicuramente il più bravo, ed è un artista a tutto tondo, ce lo invidiano in diverse parti d'Italia, in diverse regioni d'Italia Fabio, perché cioè, basta vedere le sue opere. Quest'opera non è nuova, non è il primo anno che viene esposta, anche quest'opera è stata l'anno passato a Matera, e in ogni posto dove esponiamo questo diorama ci viene chiesto di riportarlo, ci vengono chiesti ulteriori dettagli. È un borgo, questo è un borgo alpino all'interno del quale si vede la natività. Al freddo e al gelo c'è la neve, il ghiaccio. Al freddo e al gelo, sotto la neve e sotto il ghiaccio. Io non sono tecnico della materia, ma vedo un cielo davvero invernale. Plumbeo, invernale, sì, con dei colori grigi che veramente fa sentire freddo ai visitatori che lo guardano. Beh, lo speciale sulla 34esima mostra di arte presepiale qui a Napoli termina. È stata un'esperienza bellissima, il mio sogno era quello di venire a Napoli e iniziare un gemellaggio, e l'amministrazione comunale di Statte mi ha permesso e ha permesso a tutti noi, perché attraverso queste immagini viviamo il calore del Natale, il senso dell'arte. Quindi un applauso all'amministrazione comunale di Statte per aver sposato dal punto di vista amministrativo questa idea, questo progetto editoriale. La dottoressa Debora Artuso, assessore alla cultura del comune di Statte. Le conclusioni di questa magnifica esperienza.
Le conclusioni mi portano a veramente ad avere il cuore pieno di gratitudine nei confronti di chi ha permesso questo gemellaggio. Noi l'abbiamo inseguito per tanti anni ed effettivamente grazie a te siamo riusciti ad ottenere questo contatto importantissimo presso l'amministrazione comunale di Napoli, che è cosa non scontata, non semplice. Napoli è una città complessa dal punto di vista culturale, poi è vivacissima, quindi non ci avremmo sperato. Invece siamo qui, siamo nel cuore di Napoli, vicino al Duomo, e abbiamo la possibilità di parlare di bellezza e di dire che state capace di promuovere il territorio con prodotti artistici di grande valore. La conferma di questo sta nel fatto che andremo adesso anche nella città del Vaticano, fra i 100 presepi più belli d'Italia. E io in ultimo vorrei invitare tutti coloro che ci ascoltano a venire a Statte, perché il 15 inauguriamo la nostra mostra con Vivere Betlemme, con le produzioni presepistiche originali che comunque il territorio offre, oltre Vivere Betlemme, e anche con dei presepi di Napoli, quindi un'occasione preziosissima per poter vivere insieme lo spirito del Natale. Che altro dire? Il cuore batte forte a Natale, il cuore batte forte a Sud, il cuore batte forte a Napoli, il cuore batte forte a Statte. È tutto, 34esima mostra dei presepi, una favola che è diventata realtà.